35 anni fa, in Ucraina, alla centrale nucleare di Chernobyl, si è verificato un grosso incidente. Io avevo 12 anni in quel momento e mi ricordo sono rimasta particolarmente colpita da quella che poi si è rivelata essere una vera e propria catastrofe. Probabilmente il fatto di avere seguito quelle vicende ed essere una ragazzina in quel momento ha anche influenzato le mie scelte di vita. Io infatti penso che uno dei motivi per i quali ho scelto di studiare fisica era anche il desiderio di capire che cosa fosse successo. In realtà l'incidente di Chernobyl si è verificato per una concatenazione di circostanze infauste dovute a problemi nel modello di reattore nucleare che si usava, a una serie di decisioni probabilmente avventate prese durante l'incidente, ma anche e soprattutto a una serie di eventi sfortunati che non era possibile prevedere. E di conseguenza questo ha creato una sorta di spartiacque nella storia del nucleare. Basti pensare infatti che per esempio in Italia un anno dopo, nel 1987, si è tenuto un referendum e la stragrande maggioranza degli italiani ha votato per l'opzione no al nucleare, proprio sull'onda lunga dell'impressione destata dall'incidente di Chernobyl. Oggi come oggi l'Italia è totalmente denuclearizzata, perché anche un referendum successivo, quello del 2011, è stato anch'esso influenzato dall'incidente di Fukushima che si era verificato pochi mesi prima, e quindi questo ha rafforzato la volontà degli italiani nel non volere produrre energia nucleare. Di conseguenza l'italiano medio ritiene che il problema del nucleare non lo riguardi. Dire la parola radioattivo o nucleare in Italia suscita sempre una reazione un po' di ripulsa da parte dell'uomo della strada, che associa sempre inevitabilmente questi concetti alle grandi catastrofi che abbiamo vissuto, ci includo anche se vogliamo la bomba atomica della fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi si ritorna a parlare di nucleare perché un paio di mesi fa è stata emanata la cosiddetta CNAPI, Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee. Si tratta di una mappatura del territorio fatta nell'ottica di realizzare un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Noi italiani non soltanto abbiamo dei vecchi rifiuti radioattivi che vengono proprio dal combustibile esausto delle centrali nucleari che comunque in Italia erano operative fino al 1987, anno del referendum. Ma poi abbiamo anche una quota di rifiuti radioattivi che vengono da tutte quelle applicazioni in cui facciamo un uso vantaggioso delle sostanze radioattive, come per esempio nei casi di diagnostica e terapia medicale. Nasce dunque l'esigenza di creare un deposito unico per questi rifiuti e di farlo per l'appunto in un quadro europeo. Costituire un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi significa trovare un luogo in cui queste sostanze possano risiedere con opportuni accorgimenti per un tempo sufficiente a che poi diventino totalmente inerti dal punto di vista della radioattività e possano dunque essere smaltite come dei rifiuti normali. Bisogna considerare che in ciascuno dei barili, dei bidoni che contengono le sostanze radioattive, quelli gialli col simbolo della radioattività che abbiamo visto in mille immagini, c'è una piccola quantità di sostanza radioattiva che è comunque imprigionata in una matrice cementizia, che quindi funge da prima schermatura. Dopodiché questi bidoni, secondo il progetto del deposito nazionale, sono a loro volta inscatolati in altre matrici cementizie e il progetto finale prevede che tutto questo venga interrato. Di conseguenza già il progetto prevede tutta una serie di barriere protettive in maniera tale che non sfugga nessuna radiazione da tutto il blocco che dovrebbe essere ospitato dal deposito nazionale. Allo scopo di creare un deposito nazionale si è innescata questa procedura, il cui primo step è proprio la pubblicazione di questa Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee. Quello che probabilmente ci interessa un po' più da vicino è che fra questi 67 siti ce ne sono anche 4 che sono in Sicilia. Di conseguenza so che c'è anche una commissione di esperti nominata dalla Regione al lavoro proprio per valutare i criteri di idoneità di questi 4 siti.
Ecco, mi sembra di capire che comunque questi quattro siti siciliani non sono valutati fra i migliori, ma comunque sono un po' declassati rispetto ad altri che si trovano in altre zone d'Italia e che sembrerebbero avere delle caratteristiche migliori. La Sicilia fondamentalmente non ha delle ragioni per cui non potrebbe ospitare un deposito reattivo, però onestamente rispetto ad altre soluzioni sembrerebbe un po' forzata. Mi spiego meglio. Innanzitutto per la sua insularità. Io devo dire che c'è un aspetto che secondo me potrebbe essere a svantaggio della Sicilia, che è il sistema viario, ossia un deposito di questo tipo dovrebbe essere raggiungibile, soprattutto per portare questi rifiuti radioattivi all'interno di questo luogo. Portare delle scorie radioattive in un'isola è già più sconveniente che non trasportarle sulla terraferma, con l'aggravante che probabilmente la maggiore quantità di scorie radioattive viene prodotta nel centro-nord piuttosto che nel centro-sud, quindi avremo un grosso turismo, di rifiuti. Una installazione di questo tipo, come tutte le installazioni che contengono dei materiali potenzialmente pericolosi, potrebbe eventualmente necessitare di interventi urgenti in caso, per esempio, di una calamità naturale, e quindi il luogo dovrebbe essere facilmente raggiungibile. Però ritornando alla questione geologica, effettivamente queste aree si presterebbero perché hanno tutte le caratteristiche utili, ma ciò nonostante facciamo parte di un gruppo di siti che hanno delle potenzialità positive, ma hanno la negatività effettivamente dell'insularità. Noi tutt'oggi continuiamo a utilizzare la tecnologia delle sostanze radioattive, come dicevo prima, nell'ambito medico e quindi questa cosa ci porta notevoli vantaggi. Lo svantaggio è il fatto che si producono dei rifiuti che si devono stoccare in qualche maniera. Il problema quindi non è soltanto della Sicilia, il problema è di tutta l'Italia fondamentalmente. Come ogni tecnologia ci sono, come dire, gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. A questo punto la ricerca di un sito adatto a creare un deposito nazionale è un'operazione svolta anche con un meccanismo di tipo partecipativo che si inquadra in una volontà a livello internazionale di risolvere il problema nella maniera migliore di tutte quante. Ecco, l'idea che arrivino dei rifiuti diversi o che possa esserci un abusivismo addirittura è completamente fuori da ogni logica. Noi stiamo parlando di un'opera che probabilmente tra pianti all'atere avrebbe portato un investimento di 900 milioni di euro. Ora, io in tutti questi comuni che sono stati selezionati, io ricordo Segesta, Petralia, Butera, se non ricordo male. Ora, un investimento di questo tipo significa cambiare completamente le prospettive del paese. Ecco, non è che noi abbiamo un'altra possibilità. Questo sarebbe di importanza strategica perché intorno a quel posto, intorno a quel sito, si creerebbe tutta una filiera di approfondimento tecnologico e scientifico in questo tipo di campo, quindi creerebbe una ricaduta enorme dal punto di vista territoriale. Ricordiamo che comunque l'opera compensativa correlata è un'opera di grande pregio, che porta molto progresso e molto sviluppo. E allora mi sento di dire che comunque il gioco potrebbe valere la candela.